Pasquale Tridico, scelto da Di Maio al lavoro, via il Jobs Act, possibile ritorno dell'Art.18. Pasquale Tridico è l'uomo indicato da Luigi Di Maio come titolare del Ministero del Welfare e del Lavoro di un governo M5S. Calabrese, 42 anni, è professore associato di politica economica a Roma Tre. In un'intervista alla stampa delinea le linee guida del suo progetto di azione, via il Jobs Act, ridurre la flessibilità nel mondo del lavoro e valutare il ritorno dell'articolo 18, via gradualmente la legge Fornero, in pensione si va con 41 anni di contributi a prescindere dall'età. Capitolo lavoro. Cambiare rotta rispetto alla precarizzazione causata dal Jobs Act e valutare la reintroduzione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, mentre interventi sul cuneo fiscale devono essere selettivi. È urgente invertire le politiche di estrema flessibilizzazione del mercato del lavoro approfondite di recente dal decreto Poletti sui contratti a tempo determinato e dal Jobs Act. Le evidenze empiriche mostrano che sono i paesi con mercati meno flessibili a presentare le migliori performance in termini di produttività del lavoro in Europa. La priorità è la revisione del decreto Poletti sui contratti a tempo determinato. Sull'articolo 18 valuteremo se tornare alla disciplina precedente per le imprese sopra i 15 dipendenti, per quelle sotto non c'era prima e non crediamo sia utile. Il nostro intervento sul cuneo fiscale sarà selettivo, stiamo pensando a riduzioni in determinati settori economici e soprattutto sui lavoratori più giovani, a patto che la riduzione si accompagni all'aumento degli investimenti in innovazione. Capitolo welfare, eliminare il reddito di inclusione e puntare al reddito di cittadinanza. Il reddito di inclusione è una misura insufficiente. 187 euro a persona. Un altro bonus occasionale. La nostra misura di fatto è un reddito minimo condizionato, rivolta a circa 10 milioni di persone a cui permetterà anche di formarsi e di trovare un nuovo lavoro, nel caso non ce lo abbiano. Capitolo pensioni, Tridico è realista sui tempi del superamento della legge Fornero. Stiamo pensando a un superamento graduale, che costerà 11 miliardi a noi. Con la nostra riforma si potrà andare in pensione o con 41 anni di contributi versati, qualunque sia l'età, o quando la somma tra età contributiva e anagrafica è quota 100. Inoltre bloccheremo per 5 anni l'adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita.